Sì, innanzitutto vorrei ringraziare a tutti voi perché siete qui oggi, è veramente un onore essere qui, sono molto onorato e sono molto contento di essere qui. E ringrazierei anche a tutta la gente che è venuta, veramente, veramente grazie. E niente, tornando al discorso, alla domanda che mi ha fatto lei, penso che in Serbia più o meno da quando siamo piccolini ci mettono, ma penso da tutte le parti, però ci mettono sempre la palla tra le mani. E io da quando ero piccolino avevo una voglia di correre, di essere sempre in movimento, e ho cominciato prima con pallacanestro, con basket, sì, che era la mia prima passione, perché giocando probabilmente quando ero molto piccolino, come diceva lei, sempre con le mani, sempre con le mani. Poi ho provato a fare basket prima, anche perché dove andavo nella mia scuola elementare c'era una scuola basket, e così vedendo tutti i bambini, tutta la gente allenandosi tutti i giorni, allora anch'io mi sono preso in quell'interesse. E ho fatto due o tre anni forse di basket, poi sempre giocando con dei miei amici davanti ai palazzi, nei nostri quartieri, ho deciso di giocare a calcio, e la mia madre mi ha portato la prima volta al primo allenamento. Come già detto nella mia presentazione, mi piace il DNA della Juve, tutta questa voglia di combattere, di non mollare mai, di andare sempre oltre il limite, di credere fino alla fine. Sì, mi piace lavorare, mi piace fare, soprattutto perché quando smetto di giocare, che è ancora troppo presto anche parlare di questo, ma non voglio avere mai rimpianti, voglio dare tutto me stesso, e alla fine, sapendo che ho dato tutto me stesso, non vorrei avere rimpianti. Però il mio lavoro è un piacere, faccio una cosa che amo, sono, diciamo, privilegiato, e non vedo perché dovrebbe essere diverso. E come ha detto lei, c'è sempre da fare, si può fare sempre meglio, e anche quando pensi che hai fatto una cosa straordinaria, secondo me la potevi fare anche meglio, però devi essere anche consapevole, devi essere anche, tra le virgolette, soddisfatto, e non esagerare. Soprattutto vorrei dire che, parlando di me come un campione, non mi piace tanto perché sono ancora molto lontano, c'è ancora tanta strada da fare, tanto da lavorare, però darò tutto me stesso, e spero che un giorno diventerò veramente un campione. Parlando di Pradelli, mi prendono emozioni sempre, perché come ho detto, ho letto una cosa che io gliel'ho detto, è vero, mio padre non avrebbe fatto quello che ha fatto lui per me, che mio padre mi diceva che, guarda, se ero al posto suo non avrei fatto questo. Però io lo ringrazio sempre tanto, ci sentiamo anche oggi spesso, è stato quello che avevo bisogno, mi ha spinto avanti, mi ha dato il supporto e mi ha aiutato tanto, e io lo ringrazierò per tutta la vita, e qualsiasi cosa per lui io ci sono e ci sarò sempre, veramente sono veramente grato. Spero di poter vederlo presto, di fare qualche chiacchierata, però diciamo fino ad ora un uomo dello sport più importante nella mia vita, è veramente un uomo vero. Sì, anche Marangon li vorrei ringraziare per belle parole che ha speso per me. Sempre ho letto la cosa sui giornali, che amici me l'avevano mandata, che è quello che ha detto lui. E lo ringrazio anche lui, lo ringrazio tanto, perché comunque sono arrivato, come diceva lui, come un ragazzino, e
lui mi ha visto crescere, mi ha aiutato tanto, sempre quando avevo bisogno lui c'era, e io queste persone non dimentico, e tutti quelli che hanno fatto qualcosa per me io sono grato sempre. E come ora parliamo di mio amico, che anche lui mi ha visto crescere, mi ha visto arrivare come un ragazzino, e abbiamo condiviso spogliatoio 3 anni, penso, nella Fiorentina. Ora fortunatamente siamo di nuovo insieme, e lui infortunato e io quando sono arrivato lui si è fatto male, sfortunatamente. Spero che torni il prima possibile, perché sappiamo tutti come giocatore, e è stato veramente un grandissimo piacere vederlo, e speriamo che sul campo ritroveremo la nostra intesa che è rimasta a Firenze. E non vedo l'ora di giocare con lui e di scendere in campo ancora, di lottare per questa maglia e vincere insieme, ovviamente. Io ho un'altra domanda. In questo bel libro del direttore Vaciago emerge secondo me un dato su tutti, che è il tuo coraggio, perché comunque hai sempre dimostrato coraggio, te la sei giocata, te la sei conquistata, e quindi appari come uno molto coraggioso, come in realtà sei coraggioso. Ma tu in realtà dentro di te hai delle paure, e quali paure hai? Ah, sinceramente, parlando delle paure nel mondo di calcio, paure non ne ho, fa tutto parte del gioco, ma come dicevo, credendo in te stesso, dando tutto te stesso per un obiettivo, penso alla fine ti ripagherà tutto, e per questo le mie paure nel mondo del calcio non ci sono, perché è un gioco, alla fine è un divertimento, dobbiamo farlo sereni, con sorriso, e alla fine viene tutto da solo. Ma nella vita siamo umani, tutti abbiamo delle paure, forse non delle paure, però delle cose che, sai, sono molto legato alla mia famiglia, ma delle cose che non ci voglio nemmeno pensare, però normalmente che tutti come esseri umani è normale che abbiamo dentro di noi qualcosa di profondo, di quale temiamo, però è la vita, andiamo sempre avanti col sorriso, e anche se abbiamo le paure dobbiamo affrontarle, dobbiamo guardarle in faccia e dobbiamo batterle alla fine. Può sembrare un cliché, però quando gente dice che veramente sognava di sentire l'inno della Champions, di giocare, di, sai, essere al centrocampo mentre tutto lo stadio aspetta che inizia la partita, tutta l'atmosfera è diversa prima della partita della Champions. Io non avevo quell'esperienza e non ce l'ho ancora, ho fatto 2 partite, però al primo impatto, al primo momento, tutta la settimana si respira un'aria diversa quando c'è la partita della Champions. Io personalmente avevo notato così, e forse me la sono vissuta in quel modo, però per me è stato così. È veramente una cosa speciale, una cosa di... Ero orgoglioso di me stesso, sinceramente, perché ho detto, tra me e me, stavo pensando, ci siamo, andiamo avanti, ora... Ora non ci possiamo fermare, però veramente da brividi. E poi gol segnato, emozioni che provi, e quando segni un gol, per me qualsiasi, perché tutti i gol sono importanti, è una emozione veramente forte, rara, e che vorrei provare per tanto tempo e molto, diciamo, e tante volte, molto spesso. E devo continuare a lavorare più di tutti, e speriamo che arriveranno tutte queste partite che saranno tantissime, speriamo. Non lo so, non guardo così in avanti, io sinceramente ho dei miei obiettivi che tengo per me stesso, ma ho obiettivi chiari in testa, quello che vorrei fare, speriamo che quello che sto immaginando io, che alla fine finirà scritto da qualche parte, però sinceramente i miei desideri, i miei obiettivi terrei per me, perché non lo so,
non mi piace parlare di queste cose, ma con nessuno, né con la mia famiglia, con nessuno, ho obiettivi chiari in testa e sto correndo per arrivare e spero di potercela fare. Quelli della Juventus mi sembra che siano chiari. Sappiamo tutti ormai, non è che devo aggiungere, penso che tutto quello che aggiungo può essere inutile perché ormai sappiamo che la Juventus è una società che vinceva da sempre, vincerà sempre e vincerà per sempre. L'unica cosa che conta nella Juventus è vincere e dobbiamo tornare questa strada, cioè vincere e basta, c'è poco da parlare, c'è poco da fare, si deve lavorare e dobbiamo vincere. È forte questa pressione? Ma pressione secondo me ci hanno le altre persone, come è stato detto da alcuni allenatori e giocatori, pressioni sono altri, sono, va bene, sarò ripetitivo, però pressioni sono altri, la famiglia che lavora tutto il mese per, non sapendo se arriverà a fine mese, queste sono pressioni. Noi facciamo un gioco, giochiamo a calcio e dobbiamo divertirci e dobbiamo provare a far felici più persone possibile, perché io ho cominciato a giocare per la passione, ho cominciato a giocare a far orgogliosi la mia famiglia, i miei amici e tutta la gente che ci guarda e che ci tifa per noi. Sì, sono felicissimo. E la mia vita sta andando bene, sono sano, i miei stanno bene, tutta la gente che sto circondando sta bene e questa è la cosa più importante, stare bene, essere felici. E l'affetto del pubblico, dei tifosi. L'affetto del pubblico, dei tifosi, che è la cosa, per me la cosa importante, che mi dà quella spinta in più. E anche se qualche volta sei stanco, forse non ce la fai, senti il botto del pubblico e ti spinge avanti a fare le cose forse che non puoi neanche immaginare. Però sì, sono felicissimo e soprattutto di stare nella Juve, perché è voluta tanto e spero di, come ho detto, di raggiungere altri obiettivi, di vincere tante cose. E niente, non aggiungerei niente altro, penso che sufficiente. Che sono stato complimenti anche per l'italiano.